Cari amici, cominciamo subito a parlare di Bologna-Genova. No, cominciamo a parlare di qualcosa che a me sta molto più a cuore, perché in questi giorni, 10 anni fa, ci lasciava per sempre un certo enorme Giacomo Bulgarelli. Io ricordo ancora quando nel 59 l'emergente Bulgarelli si incontrò con me. Ci sono... Volevamo fare conoscenza insieme, emergente giornalista. Lui era matricola di giurisprudenza all'università. Io che avevo 4 anni più di lui, mi ero appena laureato ed ero... cominciavo a fare l'avvocato, perché io ho fatto l'avvocato prima di fare il giornalista. Chiacchierammo amabilmente. Da quel giorno abbiamo sempre chiacchierato, solidarizzato. Ma Giacomo non era un campione solo nel campo, non ha mai rifiutato un'intervista, era un grande amico della stampa. Vabbè, io fino a 2 giorni prima della morte di Giacomo mi trovavo con lui sempre in Piazza Maggiore o in Vicolo Ranocchi. Io che andavo a casa di Amedeo Vievati, campione del mondo, che mi trovavo sempre con Michele Andreolo, campione del mondo, che andavo a casa di Ezio Pascutti in via Rivareno. Ho goduto tutti questi grandi campioni. Io che ho premiato con la Turrita in comune, più grande di tutti, Angiolino Schiavio. Bulgarelli, numero uno degli ultimi 70 anni del Bologna. 2 Pascutti. Bulgarelli tutte le volte mi regalava 2 sigari. Prima di morire ha detto: se me ne vado, ricordati che ci sono sempre i sigari per te. Io ogni tanto vado nei giardinetti di Piazza Tarita e guardo in cielo e attendo. Giacomo, e allora devo comprare i sigari? E allora, Bologna-Genova. Va bene. I miei cari amici e colleghi di Solo Calcio, colleghi che io stimo come Monari, ovviamente Beneforti, Pellerano, Mossini, tutti a dire: dopo questa partita adesso il Bologna ha tante possibilità in più di salvezza. Dissento? No. Sono contento del pari? No. Il Bologna ha sprecato una grande occasione di essere già virtualmente salvo. Il Bologna in questo momento ha ancora una classifica molto brutta. Forse dopo gli incontri con la Roma e con la Juve la classifica sarà ancora più brutta. Sì, un puntarello guadagnato su Spal, Spal, Udinese, Cagliari, Empoli. 2 punti persi contro Frosinone, che ha anche il confronto diretto a suo favore. Va bene. Ma allora il Bologna, che ha buttato al vento l'opportunità di fare 3 punti con il Genoa, perché non ha vinto contro il Genoa? Tiriamo via gli ultimi 5 minuti finali, ma se il portiere del Genoa ha fatto 2 grandi parate, è il portiere del Genoa, non è il portiere di Vatte la Pesca. Allora, il Bologna non ha battuto il Genoa per 3 motivi. 1, perché nel momento in cui tu schieri 3 attaccanti e 1 trequartista, che tutti insieme in questa stagione hanno fatto 2 gol soli, non puoi far gol. Se ne fai 1 è già un trionfo. Poi, numero 2, ci sono anche gli avversari. Il Genoa fino ad oggi ha dimostrato di essere nettamente più forte del Bologna, a 7 punti in più. Oggi secondo me il Genoa non è più forte del Bologna, il Bologna non è più forte del Genoa, quindi ci sta anche un pari. Terza cosa, Sinisa non si difende sulle palle inattive, sugli angoli a zona, si difende a uomo con un battitore,
altrimenti un Bologna che difetta di saltatori prende sulle palle inattive, sugli angoli, prende gol, perché il giocatore del Genoa che ha fatto pari in vita sua non ha mai potuto godere di una libertà così sconfinata. Voti. Allora, Scorupchi 6, sul gol del Genoa doveva uscire. Baie 6 meno, Danilo 6 più, Gonzalez 6, Mattiello 5 meno, Poli 6 più, Pulgar 6 più, Soriano, Malino 6 meno, Eder male, timido, emozionato 5 meno, Palacio molta quantità, poca qualità 6 più, Destro 6 e mezzo, l'arbitro Rocchi 6, vota il Bologna 6 più, vota il Genoa 6. Destro. Destro il gol adesso. Destro ha fatto 25 gol per il Bologna, che sono più di quelli che hanno fatto altri, tanti altri centravanti, ne prendo uno, il gringo Clerici, e ne ha fatti 70 già a soli 28 anni di età, ne ha fatti 70. Destro ha il gol addosso, altri attaccanti del Bologna il gol non lo vedono neanche col binocolo. Così abbiamo detto quello che dovevamo capire. Chi giocherà d'ora in avanti? Destro o Santandrea? Io so Pelé e Maradona, faccio giocare Pelé con Maradona. E se mi dicono guarda che c'è anche Cruyff, metto anche Cruyff. Quindi Santander a destra, chi gioca? L'uno o l'altro? Se stanno bene, tutti e due. Due, uno pochino dietro, uno un pochino avanti e un'ala che possa anche far gol e che soprattutto nel primo dribbling salti l'uomo e che non faccia mai il secondo dribbling, perché nel calcio italiano il difensore vince sempre il secondo dribbling se perde il primo. Va bene. Basket. La Virtus. In Coppa. Bene. Le squadre sono così. In campionato. Benino, fra le prime sette, che è sempre meglio dell'ottavo, non ho posto, peggio del quinto e sesto, proposito aperta parentesi, non c'è più Esposito a Sassari, è arrivato Pozzecco, vabbè, chiusa la parentesi, non voglio dire mezza parola. Mie sensazioni, non sarà confermato Sacripanti. Poi, quando il livello del basket si alza, la Virtus becca degli schiaffoni da tutti. Fine. La Fortitudo deve assolutamente vincere le partite che restano. E quindi io avrei chiuso. No. Allora, in queste serate io in TV guardavo sempre due o tre canzoni di Sanremo. L'altra sera apro la pubblicità, porca miseria, becco. Ah, però dai, c'è una canzone. Canta uno, Mahmood. Io sento cantare e dico, a quello devono inibire l'ingresso nel palazzone del festival. Primo, quello lì. Pausa. Io sono rimasto a penso che un giorno così non ritorni mai più, mi dipingevo la faccia e le mani di blu, no, di rosso blu sempre. Viva il Bologna.